ma voi riprendete tutto già da adesso? Ma devo far finta che voi non ci siete? No. Bella anche sta cosa che non parla nessuno. No, noi parliamo invece. Sì, siamo noi, caro Fabio. Tu non lo sai, ma ci siamo anche noi. La busta. Questa è una busta che spiega il programma, praticamente, no? Cosa ci sarà scritto? Allora, egregio signor De Luigi. Egregio, adesso. Ci è gradito invitarla alla serata in suo onore, durante la quale le sarà conferito l'Amazing Award. Beh, certo, non premio si sa bene perché. Il suo discorso meraviglioso di ringraziamento. Sicuramente amici e colleghi l'aspettano al Grand Hotel per regalarle una notte piena di sorprese. E qua prepara il discorso. Grazie. Giusto, un professionista. Grazie che per questo bellissimo premio che arriva forse nel momento migliore. Ma non lo so. Insomma, quello proprio in discesa, no? E permettetemi un ringraziamento speciale. Bravo. Anche alla mia. A chi? Ci sta. Miglia. Bravo. Sì, famiglia. Finge commozione, da consumato attore. Sì, perché? Ai miei genitori. Sì, bravo, sì, giusto. Sì, sì. Non lo pensa minimamente. Questa commozione, sai? Io no, però. Un po' sì, ci credo, Per voi. Sì. Saluta un po' troppo, secondo me, però. Però sta ridendo. Grazie, mamma. Sì. E grazie. Babbo! Oh. Che hai fatto? Ma cosa? Ma no! Ma è il luogo dove provare un discorso, vabbè. Eccolo qua. Ecco che arriva nella giornata di gala. Dove c'è... Fabio! Cos'è? Così viene accolto dalle maestranze. Sa un po' di presa per il culo, in effetti. E lui se ne rende conto. Sono chiaramente camerieri dell'albergo, Sì. Certo. Bravi, sì, molto bene. Vogliamo fare un applauso a chi? No, poi prendere dove lo portano? Non lo so. Forse nella. Questo è uno spiritosone. E direi di salire. Scendiamo. Ecco. Cominciamo bene, Fa sentire la barzelletta, quella di Pierino, quella che la mamma chiede a Pierino. Ancora la barzelletta di Pierino. Hai mangiato tu la molla? Ah, questa la conosco. E Pierino cosa risponde? Cosa no, 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 no. Vabbè, no, sì. Sì, l'abbiamo capita, però. Basta, però. L'allarme di una macchina. Basta. Ma non è stanziale. Purtroppo no, caro Fabio. Sì. E non smette più. Mai più. Carina, sì. Ancora! Ma basta! Poi l'hanno abbattuto, eh! Ancora! Ah, beh. Maestro Massari! Sì, Maestro proprio Massari. Lui, eh! Maestro Massari! Il genio Massari! Una postazione in ordine questa? Beh, insomma, è cracco, è precisissima! Vabbè, niente! Sto lavorando! Le sembra un posto dove si può produrre della pasticceria? Beh, pasticceria! È la cucina! Lei lo sa cos'è un bignè? Beh, sì, ha una vaga idea di come si faccia un bignè. Beh, sì. Sentiamo. Burro, farina. Sbagliato. Come sbagliato? Sbagliato. Cosa ci vuole? Il vero segreto per fare, sentiamo. Ascoltate anche voi sì. Di dietro. Ascoltiamo anche noi. Se ne sbattono un buon bignè. Qual è? Farlo fare a me. Ah, beh. Anche la rima, questa gliela regalo, così la dice. Sì, ai c'è solo i suoi nipotini davanti all'albero. Sai che figurone. Bellissimo Natale. E allora, prima di cominciare a fare un bignè, prendete... della fecola di patate, vedete, questa l'ho fatta io, sgranellata. Hai sgranellato. Non ci azzardi a toccare. Se sta simpatico a lui, cracco. Fate questo, vedi? Sì. Così. Bisogna sbattere addosso a numerose volte. Non mi risulta in altre zone del corpo. Ma bisogna farlo per forza addosso a cracco o anche qualcun altro? Che si possa spalmare. Ma è un rito? No, no, è proprio che lei mi sta qui. Ah! È sempre stato qui, appena sopra la sacca porta di Maronaia. Sta nella zona Maronaia, qui. Certo. È sempre stato qui. Ora, per fare un buon bignè, non è l'unico. La seconda cosa fa, la seconda cosa è fare... la crema pasticcera. La crema pasticcera. La crema pasticcera. Sì. Che diventi più o meno di queste fattezze. Questa l'ho fatta io. Bella, vedi com'è lucida? Lucida, Non può assaggiarla, non la capirebbe. Ma come non la capirebbe? Ma come geloso. Ma neanche lei può assaggiarla, ma no, maestro. A parte che non si fa. Prima. E poi lo rimette dentro. Forse la cosa più... straordinaria che esiste in natura. Certo. Per fare una crema vagamente simile a questa si prende come prima cosa serve la cosa serve? Sentiamo. Serve la
La farina. Sbagliato. Aia. Somaro, la burra. Vede? La burra. Il burro. Un bel stocchetta. Di il burro. La il. Il. Bulle. Mi ha fatto perdere il filo. Certo. La burra. Vabbè, e chiamiamola così, subito dai. Subito dopo. A seguire. Chi? Cosa? Usiamo la zucchera. La zucchera. La zucchera. La zucchera. Zolli. Ha dei problemi con le vocali finali, sì, però. La zucchera. Sì. E la burra. E poi. E poi? Prenda quelle il. Il. Bus, uè. Il. Allora, le uova, dai. Uova, uova. Le uovi, no, le uovi, cazzo, certo. Ma ora, ora passiamo alla temperatura del latte. Latte, è importante, 8 gradi. 8 gradi? Come si misura il latte? Sentiamo con il termometro. Eh beh, sì. No, come no? Somaro, si usa col dito in immersione. Ma da quando? Non no. Così. Ah, no? Cosa fa? Usa il dito della mano. No, non, non igienico. È igienico. Giusto, bravo. Si usa il dito del piede. No, ma no, ma a me non risulta. Ma no, subito. Ma scusi. Vede? Ma no, Iginio. No, ma poi no, si muove anche a fatica, dai. Ah, una certa età. No. Ma io eviterei. Il misuratore più straordinario che esiste in Giro. Sì, il dito del piede. Il dito del piede. Raccolto in una calza che certo. È appena gettato. Si inserisce. Sì, beh, come? È facile. Mi aiuti? Si inserisce. Che bella immagine, La luce. Sì, per favore, sì. Un po' di privacy. Ma come un po' di privacy? Stavo aiutando. Si inserisce. Sì, no. Ma il dito bisogna inserire. La luce. Maestro, sì, ce l'ha fatta. Sì. No! 8 gradi, ma, perfetto. Ma è 8 gradi. Benissimo. Però è snodato. Prendo una noce. E ora? Noci. Una noce. Una noci. Fantastiche. Come, come lei procede per la rottura delle noci? Beh, vediamo. Beh, dai. Sbagliato, ma hai sbagliato tutto. Lo sanno anche i bambini. Col dito del piede anche questo? Una noce, forse. Mantenendo tutte le proprietà organolettiche. Sì? Sì. Si usa una mannaia. Ma no, ah, beh, certo. Io non lo farei. La noce. Mi sembra un po' pericoloso, maestro. Ma dove va a usare la mannaia? Gabriele, molto piacere. Questo che momento volevo farle intanto i complimenti da vicino, sembra molto il social. No, il momento dei social. Esatto. Vorrei poter dire altrettanto di lei. Anche no, noi, fra l'altro. Sì, grande. Sì. Mi ricorda soltanto di quali social dispone. Piccioni viaggiatori. Ecco. Male. Cioè, ma lei non mi ha fatto mai nemmeno un post dove bacia sua moglie. No. Ma perché? No. Perché avrebbe dovuto? Gattino? No, no, perché non ho i gatti. Quindi direi che è inutile. Ma funzionano di più i gatti. Vabbè, chi se ne frega. Un piccolo test, lo facciamo sempre per i neofiti. Cioè? Nome. Ciao. Nome. Nome, ciao. Sto facendo una live sui social. Non la dica, non la dica. Meglio di no. Passioni. Meglio di no. Passioni. Hai delle passioni? Passioni in generale nella vita. Gatti. Non quella vera, ecco. Poi ce lo tagliamo, ce lo facciamo nostro, ce lo facciamo. Poi chiudiamo i gatti. No, c'è la parte un po' più polemica. Edoardo Zaggia, eccolo qua. E chi è? Caro Fabio, il web è una giungla, molti detrattori, molte polemiche. Fabio ne ha migliaia. Ma non ti preoccupare, io sono qui per darti la possibilità di sistemare tutti i tuoi errori del passato. Dai, tutti perché ti vogliono bene. Sono un po'. Partiamo da Dinner Club. Mi hai osannato un po' la cena come pasto principale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica invece la colazione come pasto principale. Vabbè, pazienza, dai. Scusati con la colazione. Ma no, vabbè. Allora io come si fa a scusare con una colazione? Care colazioni, no, asterisco. Sì. No. Scusa, chiedo scusa veramente a tutte le colazioni. Però è sentita questa scusa? Fabio, ci siamo quasi. Quasi. Devo dire però che non buchi lo smartphone. Magari dovresti un po' relazionarti con qualcosa. Hai voglia di rifarmele, però scusandoti con questo cornetto? Ah, beh, certo. Come? Così? Guarda come è più efficace. Perché così? Se scusarsi così quando poteva infilarlo da qualche parte? All'altro, però. Chiudendo in bellezza. Vuoi tenerlo tu o preferisci che lo tenga io? Lo tiene lui? Eh beh, fra le cose più care. Però sempre qui. Certo. Vicino al cuore. Sì, sì. Certo. Sta arrivando Benone, Benone. Ancora? Ancora lui. Saluti, saluti. Ma non si può allontanarli questi adesso qui? Adesso insomma, un altro essere canterino, così si definisce lui. Ginnasio? Ginnasio. Si chiama Ginnasio? Per un nome d'arte. Sì, non dico altro. Andiamo. Cosa fatto? Io l'ukulele lo brucierei tutti gli ukuleli che vedo. Beh, ma è molto di moda, eh. Sì. Nel 32. Poi fa allegria. Beh, sì. Beh, 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 beh. Beh, ma è un momento trascinante, eh. E quello lì è famoso sui social.
Ah sì? Pare di sì. Ma. E qui devo dire la pelle. Questo spiega molto sui social, eh. Pensa quando nel buio della stanzetta mio figlio e mia figlia vedranno questa cosa. E chiederanno di essere affidati a un'altra famiglia. E ci riusciranno, tra l'altro. E arriva lui urlando Benone. Basta. Non troppo, perché sennò poi bisogna essere scaglia, più asciutti. Esatto. Io ne farei degli altri, no? Sì. C'ha proprio voglia, si vede. Uno. Dovrebbero esserci le Goyino Sisters. Addirittura? Lei mi ha mai fatto un balletto su TikTok. Ma no, avendo una dignità, non l'ha mai fatto. Ma no. Fabio, mi stupisco di te. Quindi, in modo alla latina, ok? No, lascia fare che io adesso... Ma sono delle Hilary Blasi, praticamente. Vai, latino. Cioè, si mette a fare anche i balletti su TikTok adesso, Fabio. È impeccabile, eh? Bravo. Vabbè, dai. E qui like a spare? Beh, sembra nato per TikTok, sì, Fabio. Sì. Bello, avrei detto io. Non vedo l'ora di non vederlo. Benone tutti. Ancora questo Benone. Ecco. Anche basta a questo punto. Non hanno aumentato. Se mi fate fare sto cazzo di discorso. Ecco. Dopo il momento. Puoi cominciare tu? Molto sarà trucco. Ah, questa è una bellissima idea, guarda. Ah sì, sono i palloncini pieni di elio. Senti che bella voce. È segnato a Fabio De Luigi. Così annuncerà il premio. Grazie. Pensavo di dire comunque ringraziare tutti. Certo. Sì. Mando. Ecco. È tornata normale. Sì, ancora altri palloncini. Altri palloncini. Ecco. Che sono come due bambini che stanno... Ma perché? Perché? Lo stanno pettinando bene, Sì. Perché? È come fare... Non lo so. Non lo so. Però posso dire che su Fabio funziona meglio l'elio. È vero. Adesso... Dobbiamo dipingere. Dobbiamo dipingere? Lascia stare. Grazie, non sa quello che fa. No, lo so. Grazie. E va così a ritirare il premio. Amore. Grazie, molto, molto gentile. Rifiuta di farsi finta. Stanno bene. No, ti ringrazio. Così. Grazie. Cerca di scappare, Fabio. Vado io, Vai, non rimaniamo qua. Grazie. Le faremo sapere. E dopo aver ritirato il premio, chiudono la macchina. E lo lasciano, guarda. No, dai. Lo lasciano anche a piedi. Sì. Bravi. Sì. Basta però, ragazzi. Certo, basta. Ti è piaciuto questo Amazing Award? Restatemi qui sul... Beh, bello, eh? Cerca un taxi, magari. Vado a cercare un taxi. È meglio. Questo e molto altro su Amazing Fabio De Luigi.